succhi naturali per prevenire e trattare l'anemia. L'anemia sorge quando si ha una carenza di ferro nell'organismo. È molto comune tra le donne, e a volte una mestruazione abbondante o una cattiva alimentazione sono i fattori determinanti perché compaia e si soffra delle sue conseguenze. Vi offriamo la ricetta di alcuni succhi naturali che vi serviranno per trattare l'anemia e farla scomparire. Il ferro nel sangue è fondamentale per far sì che l'organismo possa sintetizzare i globuli rossi e l'emoglobina. Sono questi a trasportare l'ossigeno dai polmoni a tutte le cellule del corpo, una funzione indispensabile che, soffrendo di anemia, sfocia in molti degli effetti che già conosciamo: stanchezza, capelli e unghie fragili, pallore e palpitazioni. Perché non trovare un rimedio grazie a dei succhi sani e gustosi? Scopriamoli insieme. Succhi per trattare l'anemia. Succo di barbabietola e carota. La barbabietola contiene un eccellente contenuto di ferro che aiuta a trattare l'anemia. Se a questa si aggiunge la carota, si favorisce l'assorbimento della barbabietola e del lievito di birra, altro alleato eccellente per l'anemia sideropenica. Ingredienti. Una barbabietola, una carota, due cucchiai di lievito di birra, un bicchiere d'acqua. Preparazione. Iniziate lavando e tagliando la barbabietola e la carota. Mettetele nel frullatore insieme a un bicchiere d'acqua. Una volta ottenuto un composto ben omogeneo, aggiungete il lievito di birra. Il sapore è un po' forte, ma vi assicuriamo che è un rimedio eccellente per trattare l'anemia. Il prezzemolo ha un alto contenuto di ferro e se lo unite con succo di limone vi aiuterà ad assimilarlo anche meglio. Potete berlo prima del pasto principale della giornata. Ingredienti. Un mazzetto di prezzemolo, un limone, un bicchiere d'acqua. Preparazione. Iniziate come sempre lavando bene gli ingredienti. Poi, tagliate il prezzemolo e mettetelo nel frullatore insieme a un bicchiere d'acqua. In seguito spremete il succo di un limone. Una volta pronto, unitelo al bicchiere d'acqua e al prezzemolo. Il sapore è un po' forte, ma cercate di berlo come una medicina necessaria per trattare la vostra anemia. Ricordate che il ferro del prezzemolo viene assorbito molto meglio dall'intestino quando è unito a del succo di limone. Succo di spinaci, barbabietola e crescione d'acqua. Si tratta di un succo molto nutritivo e con un incredibile apporto di ferro. Vi metteremo le verdure con maggior quantità di questo indispensabile minerale, spinaci, crescioni d'acqua, ravanelli e barbabietole. Un succo saporito da bere ad esempio prima di cena. È un ingrediente ideale per la vostra nutrizione giornaliera e per trattare la vostra anemia. Ingredienti. 5 mazzetti di crescione d'acqua, 3 ravanelli, 1 barbabietola, 2 mazzetti di spinaci, 1 bicchiere d'acqua, mezzo cucchiaio di lievito di birra. Preparazione. Lavate bene tutti gli ingredienti. Ora aggiungete i crescioni d'acqua, i ravanelli, gli spinaci e la barbabietola tagliata a pezzetti nel frullatore. Aggiungete il bicchiere d'acqua e ottenete un composto omogeneo. Avrà il colore purpureo tipico della barbabietola. Una volta ottenuto il succo, aggiungete la piccola dose di lievito di birra, un ingrediente perfetto per aumentare la quantità di ferro. Bevetelo a poco. È necessario che questi succhi vengano bevuti sempre appena fatti, in modo da poter beneficiare dei loro nutrienti e di questo necessario apporto di ferro, essenziale per trattare l'anemia.
Non esitate nell'includere nella vostra dieta il succo che più vi piace, ma sempre in modo giornaliero.